guardo l'orologio perché siamo stati richiamati all'ordine e cercherò di essere molto breve, anche perché io devo confessare che ho una enorme difficoltà quando parlo senza il supporto delle immagini. Mi sento come orfano, come parlare di musica senza farla sentire. Bisogna essere molto bravi, probabilmente molto più bravi di me per riuscire a fare questo. Quindi avevo preparato in realtà un piccolo PowerPoint con delle immagini da mostrarvi, ma non credo che sia il caso di evocarle con le parole. Cerco di parlarvi di due cose che si possono invece trattare anche, diciamo, senza immagini. La prima cosa che volevo parlarvi è di questa cosa qui, cioè è un invito, diciamo, questo. La mostra che si è aperta a Padova, a Palazzo Zavarella, circa un mese fa, vediamo le date che non me le ricordo, il 24 ottobre, e sta aperta fino al 28 marzo dell'anno prossimo, una grande mostra su Giovanni Fattori, cioè sull'artista più importante che Livorno abbia dato all'Italia nel secolo XIX. E non solo, uno degli artisti più importanti italiani di quel periodo in assoluto. È una mostra che io consiglio caldamente di andare a vedere, non perché sia una mostra perfetta, penso che chiunque abbia mai lavorato nell'organizzazione di mostre, io ne ho fatte parecchie e devo farne ancora parecchie, penso, nella mia vita. L'anno prossimo ho due cose importanti che devo realizzare, quindi sono abbastanza esperto e so bene che le mostre non sono mai perfette. Sono sempre un lavoro spesso di equipe in cui bisogna mediare, bisogna trovare dei compromessi, bisogna in qualche modo arrivare al risultato finale, e per arrivarci ogni tanto qualche idea iniziale va abbandonata. Anche questa quindi è una mostra che può avere degli elementi che potrebbero essere criticabili, ma è una mostra che io consiglio assolutamente a tutti i livornesi e a tutti gli amanti della pittura, perché consente di vedere in un luogo molto bello come il Palazzo Zavarella di Padova, riuniti un centinaio di capolavori di Fattori. Sono 105 dipinti e 10 incisioni sono presenti in questa grande mostra, in cui praticamente sono raccolti tutti i capolavori più celebri di questo artista, quelli da manuale, quelli riprodotti in tutte le monografie. Perché è così importante andarli a vedere? Perché una buona metà di questi capolavori straordinari, tra cui ovviamente il famosissimo quadro che è stato scelto, direi ovviamente, per la copertina di questo catalogo, cioè il muro bianco, o in vedetta, come si chiama, con vari titoli, hanno la caratteristica di essere conservati in collezioni private, spesso anche di non facilissima accessibilità, come proprio nel caso di questo quadro. Non è che si può telefonare ai signori che lo possiedono e andare a casa loro e vederlo facilmente. Quindi è un'occasione veramente notevole. È un'occasione notevole anche perché questa mostra, siamo nel 2015, può essere ritenuta per certi versi una mostra che chiude una ferita che si era prodotta nel 2008. Nel 2008 il primo centenario della morte di Fattori è stato festeggiato da un numero grandissimo di mostre fattoriali. Sono state almeno 4 o 5 mostre a Firenze, a Livorno, anche in altri posti d'Italia, a Pisa, dedicate all'artista. Sono usciti molti libri, molte pubblicazioni, quindi l'artista è stato molto, molto considerato anche dai media, come si suol dire, ma è mancata quell'anno la cosa che normalmente si fa quando c'è un centenario, cioè una grande mostra in cui vengono raccolti in un luogo d'eccezione che per Fattori poteva essere Livorno, poteva essere Firenze, poteva essere Roma, ecco, non c'erano altre possibilità, tutti i grandi capolavori dell'artista.
Poi ci possono essere delle mostre satelliti, degli approfondimenti in altri luoghi, ma quando si fanno le grandi mostre dei centenari si fa così. Facciamo un esempio, se uno va a Parigi e va a vedere al Grand Palais, al Museo d'Orsay, le grandi mostre retrospettive parigine, io ricordo ancora l'emozione di nel 2006 o 2007, non ricordo esattamente l'anno, quando vidi la mostra di Courbet a Parigi, uno va lì e vede tutti i dipinti fondamentali dell'artista, anche quelli grandi 7 metri per 3, che vengono spostati dai musei, quello famoso di Besançon, quello sulla morte del cervo, quello grande dipinto di neve meraviglioso, vengono portati a Parigi e si fa una mostra, come dire, memorabile, epocale. Potreste dire è più facile perché i francesi sono stati più furbi di noi, più accorti di noi, e i grandi dipinti dei grandi maestri dell'Ottocento francesi sono per lo più in collezioni pubbliche, e quindi è più semplice per certi versi avere i dipinti, riunirli. Quando i quadri sono in collezioni private la cosa diventa più complessa, perché allora bisogna convincere i proprietari, ci sono di mezzi mercanti, gli antiquari, è una cosa che diventa molto più macchinosa. Nel 2008 si è persa l'occasione di fare questa mostra grande e memorabile che andava fatta, e questa cosa, invece, questa esposizione che ora si può vedere a Padova è un po' una sorta di appunto chiusura di quella ferita che si era aperta allora, perché qui veramente i quadri di fattori importanti ci sono tutti, quasi tutti a dire la verità, quasi tutti, perché c'è un problema di fondo. Palazzo Zavarello è un bellissimo palazzo, ma non ha degli ambienti giganteschi, e quindi quello che manca in questa mostra sono le grandi battaglie di fattori, i grandi dipinti, quelli del nostro museo ovviamente, le due meravigliose battaglie che sono qui a Livorno, quella di Milano, e soprattutto l'enorme battaglia quella conservata alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. Per fare una mostra con quei quadri ci vorrebbe un ambiente diverso, ci vorrebbero le scuderie di Quirinale. Comunque tra 10 anni abbiamo un nuovo centenario, che si approssima, nel 2025 ci sarà il secondo centenario della nascita, e credo che questo secondo centenario andrà preparato con il modo forse più attento di quanto non è avvenuto l'altra volta. L'altra volta era come se ogni museo, ogni centro, ogni gallerista, ogni studioso avesse fatto in qualche modo la sua mostra, e proprio così l'artista è stato spezzettato, frammentato, e non è venuto fuori per quel grandissimo pittore che è, secondo me, e secondo molti ovviamente. L'altra cosa di cui volevo parlarvi oggi, visto appunto che non posso parlare di quadri, ahimè, volevo parlarvi delle lettere di Fattori. Fattori è stato tutt'altro che un letterato, era un artista che non aveva fatto studi profondi, non era certo un intellettuale, anzi amava talvolta, come dicevamo prima, posare anche da ignorante, sosteneva perfino di non sapere la storia dell'arte, ma mentiva. In realtà è vero il contrario, ma nella sua vita ha scritto moltissime lettere, perché un tempo si scrivevano moltissime lettere nell'era ante computer, e queste lettere si conservavano. Nel 1997 due studiosi importanti di Vittore Macchiaiola, Piero Dini e la figlia Francesca Dini, hanno pubblicato un volumone davvero gigantesco che comprendeva tutto l'epistolario fattoriano, 660 lettere conservate. Pensate che da allora, dal 1997 ad oggi, vari studiosi, tra cui anche studiosi livornesi molto, molto attenti alla storia di Fattori, hanno scoperto numerosissime altre lettere. Oggi ne conosciamo altre 200 circa. Quindi è un epistolario che supera quasi gli 850 numeri di lettere. È un monumento della storia dell'arte dell'Ottocento, che andrebbe, secondo me, rivisto, ristudiato, ripubblicato, facendo un'edizione critica, un'edizione commentata, cercando in qualche modo di individuare con attenzione tutte le cose di cui parla Fattori in queste interessantissime lettere. Molte di queste lettere sono lettere di vita quotidiana, ovviamente.
e in molte lettere il fattore si lamenta di non avere soldi, chiede aiuto agli amici, cerca di vendere dei quadri. Sono quindi lettere che non erano certo pensate per essere pubblicate o per essere lette da altri, ma ci sono anche in questo epistolario, che davvero è una grande lettura. Io mi ricordo che l'ho letto dall'inizio alla fine, e mi ha davvero impressionato, perché da questo epistolario viene fuori un uomo che aveva un senso etico della vita straordinario, di cui oggi per certi versi un po' rimpiangiamo la profondità morale. Un uomo, ad esempio, che non scendeva a compromessi, che avrebbe saputo dipingere quadri che lui avrebbe definito ruffiani, di facile smercio, di facile commercio, ma non lo faceva, perché aveva appunto un senso etico del proprio lavoro, della propria vita e del proprio mestiere, e preferiva essere povero o essere indebitato, questo di indebitato per praticamente tutta la vita quasi, in certi momenti in modo anche molto grave, piuttosto che dipingere quei quadrucci che i borghesi ben pensanti italiani dell'epoca si aspettavano, o appunto quelle scene militari roboanti e retoriche che andavano per la maggiore. È una grande lettura. Io, è un'idea che ho lanciato qualche tempo fa a degli amici, appunto, diciamo Bernardini e Laura Minelli, che hanno fatto grandi studi fattoriani, cercare di coinvolgere il Comune di Livorno per rimettere in piedi una sorta di gruppo di lavoro che puntasse ad una ripubblicazione in modo sistematico dell'epistolario fattoriano. Vediamo, ci sono 10 anni da qui al prossimo centenario, qualche darsi che questo progetto riprenda. Avevo in mente di leggere un sacco di cose, ma il tempo non lo permette, quindi vi leggo solo una lettera di Fantoni. Per me è una delle più commoventi. Se la trovo, vediamo un po', perché quando si cercano le cose non si trovano mai. Dunque, sì. Dunque, è una lettera del 19 agosto 1903 alla figliastra Giulia Laporta, era la figlia della sua terza moglie. È una lettera commovente che consente, come vedete, di toccare con mano l'interesse dell'artista per il mondo degli umili e degli emarginati, come dice lui, quei poveri che vivono alla campagna come le bestie. Con quel tipico sentimento di istintiva simpatia per il popolo toscano che l'aveva portato a scrivere in una sorta di abbozzo autobiografico «Amo gli infelici, i bambini poveri, gli animali». La lettera dice così, dice: «Fu l'anno scorso d'inverno, sortivo dallo studio, la giornata era grigia e piovosa, percorrendo via la Marmora, vidi appoggiato al muro un giovane piegato, ovvero curvato, scarno e tutto a brandelli. Guardai, i piedi erano fuori, alle tomaie tutte rotte, freddo, il terreno umido, stava zitto, senza chiedermi nulla. Oggi diremo un homeless, o un migrante, potremmo chiamarlo in tanti modi oggi. Lo guardai e mi fece male. A casa, non ha il coraggio in quel momento di fermarsi, torna a casa. A casa lo narrai alla mamma di Giulio, ovviamente. E lei pronta dice: c'è quelle scarpe nere, tue, sono ancora buone, portagliele. Con le scarpe sotto al braccio corro in via la Marmora, non c'era più. Corro per tutte le vie, nulla. Sconsolato torno a casa con le scarpe. E lei dice: tornaci, può essere che tu lo trovi, portalo qui se lo trovi. Ed io corro, siamo nel 1903, Fattori era del 25, quindi aveva 78 anni, lui corre per le strade di notte per andare a cercare questo poveraccio. Corro per tutte le vie, nulla, sconsolato, torno a... No, questo l'ho già detto prima, scusate. Ed io corro, lo trovo, lo porto a casa. E la mamma era alla finestra, con le scarpe in mano sorridente, e fece questa carità. Ne fu tanto grato questo giovine che non lo dimenticò più. Dopo trovò da collocarsi. Giù da lavorare.
È una lettera, devo dire, piuttosto commovente, ma non di quella commozione voluta e ricercata che è presente in tanta letteratura, tipo Libro Cuore, diciamo, in tanta letteratura tardo-ottocentesca. È una commozione che sgorga, diciamo, dall'animo semplice, umano, generoso di questo grande artista. E, tra l'altro, ci sono un paio di incisioni proprio di questi anni. C'è una Via alla Marmora con un poveraccio seduto per terra, che chiaramente nasce da questa lettera, e poi c'è un'altra bellissima con un uomo abbandonato per terra con la testa chinata, che sono certamente in rapporto con questo avvenimento biografico che ad avere in qualche modo toccato il cuore di Fattori. Ecco, queste sono delle cose che più colpiscono quando si guarda questo artista e le opere di questo artista e i dipinti. Fattori è stato davvero uno degli artisti più umani della pittura italiana dell'Otto e del Novecento, con una forma di umanità tale che lo ha portato davvero a condividere la vita di quel popolo livornese che lui amava moltissimo. Lui abitava a Firenze, tornava tutte le estati a Livorno, aveva per Livorno il tipico amore che hanno i livornesi per questa città. Io non sono livornese e sono sempre stupito da questa passione divorante, che poi talvolta diventa anche un odio amore, ovviamente, ma che in qualche modo caratterizza gli abitanti di questa città. E in Fattori è come se si trovasse un archetipo di questo sentimento. Fattori è veramente quello che si diceva una volta, alcuni studiosi dicevano, di Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi come padre, c'è un famoso saggio di Massimo Mila, bellissimo, su Giuseppe Verdi, come padre della nazione, come padre dell'Italia moderna, come padre del Risorgimento, come padre di quegli ideali che fino a un po' di anni fa erano ritenuti fondativi di questo paese. Quella posta è stata messa in crisi e anche gettati via per certi versi, ma io credo che siano ancora ideali validi. Ecco, per certi versi Fattori è un grande padre di questa città. Non si spiegherebbe, ad esempio, senza Fattori, ovviamente tutta la genealogia degli artisti che vengono fuori da lui, di cui parleranno ora ovviamente le persone che mi seguiranno tra pochissimo, ma che in qualche modo spiega anche un'altra cosa che a me ha sempre sorpreso moltissimo quando ho cominciato a vivere a Livorno, una ventina, 25 anni fa circa, ed è il motivo per cui non lascio questa città, anche se lavoro a Pisa e continuo a abitare qui e penso che continuerò a abitare qui a questo punto, cioè questa passione fortissima che questa città ha per la pittura. È davvero quasi un unicum italiano, io credo. È una città, spesso si dice, i miei colleghi pisani dicono, una città incolta, una città ignorante, una città senza cultura, senza università, ora non c'è più neanche un cinema d'essè, già non ci sia l'assessore, altrimenti avrebbe colto questa cosa. Sì, c'è un teatro, per fortuna, che funziona, però sicuramente non c'è quell'offerta culturale che c'è in altre città, anche della Toscana, evidentemente. Ed è vero questo. C'è probabilmente un livello di cultura diffuso più basso che in altre città della Toscana. Ma devo dire che c'è una passione diffusa, capillare, per la pittura straordinaria. Un tempo si diceva a Livorno tutti dipingono. Io direi un'altra cosa, a Livorno tutti collezionano. Il numero di gallerie d'arte, il numero di persone che nelle loro case hanno degli oggetti d'arte, il natalino tenuto come una reliquia, quasi come un simbolo di Livorno. Non lo so, io rimango, come dire, commosso. Io vado a comprare le pizze e il mio pizzaiolo mi parla di pittura e mi parla del quadruccio che ha appena comprato il giorno prima dal gallerista, eccetera. Non capita in nessun'altra parte d'Italia, credo. Questa è una cosa che va apprezzata e va coltivata e va mantenuta, non va dispersa. Credo che riuscire a organizzare a Livorno, come si è fatto in passato, come ora si fa un po' meno, a dire la verità, purtroppo da qualche anno, causa crisi, eccetera, delle mostre, delle manifestazioni, per in qualche modo tenere vivo questa passione per la pittura che c'è a Livorno, sia una cosa molto importante. Credo che anche questa sera contribuiamo a questo parlando della pittura. Grazie.